Rovigo racconta, la prima edizione si può fregiare di nomi di tutto rispetto, a cui rivolgeremo tre domande più una, con cui cercheremo di raccontare di volta in volta qualche loro aneddoto e pensiero. Maria Luisa Agnese, tra le firme di punta del Corriere della Sera, ci racconta il terribile viaggio allucinato attraverso le storie vere di donne vittime della violenza e delle oscillazioni altalenanti dell'amore criminale, che prima aggredisce e poi si scusa e se non viene fermato in tempo finisce sempre nelle pagine di cronaca nera. 10 storie terribili e disarmanti, raccolti da un gruppo di giornaliste del Corriere della Sera. Questo non è amore. Oggi il nostro benvenuto lo diamo a Maria Luisa Agnese. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che rapporto esiste tra il suo lungo lavoro di giornalista della carta stampata e quello di narratrice di libri? Beh, in questo caso noi parliamo di un libro molto particolare. Prima di tutto perché è un libro che nasce proprio come una inchiesta giornalistica, quindi c'è uno stacco, un po' più di cura nella scrittura, eccetera, però è uno stacco minimo perché purtroppo non è un libro di narrazione, è un libro che va a raccontare quella che è la realtà, non è un libro, diciamo, di una novella di fantasia, racconta quella che purtroppo è la realtà, cioè la violenza quotidiana, domestica sulle donne. E poi è particolare anche per un altro motivo, perché è molto interessante il fatto che un gruppo di giornalisti, non è un libro firmato da una persona, tutti sanno che i giornalisti sono un po' dei narcisisti, delle persone che ci tengono alla loro firma, eccetera, però in questo caso è stato un lavoro molto interessante perché è stato un vero e proprio lavoro di squadra di giornalisti del Corriere che hanno messo, diciamo, da parte le reciproche individualità per un momento per fare un lavoro insieme, comporre proprio una cosa veramente a tante mani e tante teste per raccontare questo dramma che coinvolge la donna contemporanea, specialmente in Italia. Crede che il ruolo del giornalista e quello dello scrittore implicano comunque una responsabilità morale? Ma assolutamente sì, perché di qualsiasi cosa si scriva, e si faccia anche per carità, ma soprattutto si scriva perché nella parola scritta ci dovrebbe essere un minimo di riflessione in più, e si è responsabili. Quindi io credo che tutto quello che noi, proprio come giornalista prima di tutto, ma poi anche qualsiasi scrittore, deve sapere quello che sta scrivendo, deve sapere che andrà in mano a persone di tutti i tipi, a incominciare proprio, per carità, io credo che siano responsabilità verso tutti, ma soprattutto verso le nuove generazioni. E tutte noi, speriamo, tutte le colleghe che hanno lavorato a questo libro, devo dire anche un po' con accenti di volontariato, anche bene sottolinearlo, perché è un libro che è nato proprio dentro il Corriere, ma al di fuori della quotidianità del lavoro, quindi mettendoci ore di lavoro al di fuori della normale routine. Ecco, questo libro è importante perché speriamo che arrivi in mano alle nuove generazioni e le faccia riflettere e soprattutto convinca le mamme, che sono le responsabili appunto della catena di violenza, ad educare dei figli, meno delle mamme di maschio, ad educare, si spera, a riflettere, ad educare dei figli meno violenti di quelli che la cronaca contemporanea ci fa vedere ogni giorno. Avete usato una parola un po' pesante, femminicidio. Lo so, non è una bella parola, soprattutto anche all'inizio anche noi eravamo un po' perplessi, però è la parola, in realtà è diventata anche la parola dell'anno passato, perché purtroppo anche a volte anche la realtà non è bella, e anche se la parola è un po' così, però in realtà rende veramente l'idea di quello che si fa ogni giorno alle donne, e quindi partendo proprio, come ho detto prima, ma ci tengo a ripeterlo, dalla violenza domestica. Basta riflettere su un dato: ogni 2 giorni muore una donna di... Un libro che avresti voluto scrivere? Ma un libro che avevo... Io sono una pigrona, quindi in realtà non ho scritto libri, ho scritto un libretto, diciamo, improprio, un libretto che però mi interessa molto, a cui tengo molto, che è un libro sulla storia della Rita Levi Montalcini, però mi interessa perché è rivolto ai bambini di terza media, cioè un libro per la scuola che ci ha chiesto la RCS, quindi ha chiesto una serie di giornalisti del Corriere, e ci tengo molto perché mi è piaciuto molto scrivere per i ragazzi delle medie, praticamente, quando c'è quel momento che uno deve scegliere un po' la sua vita, cercare di capire qual è la sua vocazione. Però se non fossi così pigra, una cosa che mi piacerebbe molto, molto scrivere sarebbe un qualcosa sul mestiere, soprattutto sugli anni, per me abbastanza interessanti e ripetibili, che ho vissuto quando ero giovane a Panorama, in un Panorama che era un giornale che era molto diverso, era il primo news magazine italiano e che secondo
me e altri miei colleghi che hanno lavorato in quella stagione, ci ha formato a un tipo di giornalismo anglosassone. Ho detto oggi sembra una cosa molto vecchia e impossibile, però insomma un tipo di giornalismo, come si diceva all'inizio, che sente molto la responsabilità, no? Che si sente molto responsabile nei confronti del lettore, che mi piacerebbe, se non fossi pigra, ricordare, riassumere, raccontare. Grazie a Maria Luisa Agnese per la sua disponibilità. Grazie a voi, ci vediamo a Rovigo. Ora non resta altro che dare appuntamento a voi e alla nostra autrice a Rovigo, domenica 1 giugno alle 17:15, presso l'Accademia dei Concordi in piazza Vittorio Emanuele II, per Rovigo Racconta.